E non voglio andare a dormire adesso. Ok, io non lo voglio fare. Quando mi viene voglia di andare a letto, me ne vado in camera e vado a letto. No, no, Gioia mia, sei tu che devi stare lì. Prendetemi con la forza e portatemi. No, no, io non ti prendo per te. Allora, perché sei una ragazza intelligente, prima di tutto. E non siamo qua a fare le cose. Vai, forza la Ma potete tenermi qua? Io sono meglio qua. Davvero? Sì. Certo. Che sono quando vuoi puoi venire. Sono più tranquilla. Quando volete venite. Tanto ci siamo comunque. Siete rimaste nei nostri cuori. È per questo che ci sembra di non vedervi da pochi giorni. Sì, anche per ogni perché volta siete sempre rimaste dentro di noi. Che per bello. Questo, davvero. Non solo. Questo, ogni volta che veniamo qua, questi angoli sotto, sopra, parlano di voi. Andiamo ragazzi di là, andiamo nella vostra stanza, vi ricordate? No, bellino! Guarda, ci hanno cambiato la stanza! Guarda, guarda che carino! È molto più bella così! Avevamo unito tutti i letti! E questa era la nostra tana! Se vecchia dormo così! Vecchia mi mancava! No, abbiamo lo specchio! Abbiamo lo specchio? Non ci credo! Andiamo a vedere anche andiamo le a vedere altre. L'altra stanza. Andiamo a vedere io anche le altre. Lo specchio. Diciamo big gangsta. Allora, di chi è questa stanza? Ah, voi due. Sì. Questa è la vostra. Hanno detto alla nostra tana, questa è la vostra. Io resterei qui, cioè. Se solo, io l'ho detto, se solo ci facessero uscire, sabato e domenica, per me andava per da lunedì a giovedì, con Beto. Sabato e domenica. Ci coccolano, ci vizzano loro, Ci fanno da mangiare. E poi ci porta fuori Iulillo. Io quando rientro qua, trovo la pace. Non penso a niente. Amore! Mi mancava il mio letto. No, meno male. Allora, vado a informarmi se possiamo pranzare. Ok. Vediamo se possiamo pranzare, vediamo. Un abbraccio. Ma io voglio vedere la vostra, adesso vediamo. Mi rendete conto cosa cacchio abbiamo combinato? Cioè, è un fiume di ricordi, davvero. Qualcosa che nasconde, fammi vedere. No! Ucciso! Ucciso! Ma tu hai preso questo? Perché? L'avevo portato da mamma. Mia mamma me l'ha dato. L'hai portato? Guarda. Limoncello. Spero che mia mamma mi dà la live. A me proprio. Avete già capito di cosa parliamo, no? Sì. Io personalmente già vi voglio bene. Vi ho dato veramente la massima fiducia. Vorrei solo una cosa, che siate coerente. Io non vedo l'ora. Oh mamma, no, anche qui siete. Ma ci perseguitate. Bene, complimenti di questo show. E vi raccomando, per le ore 10 qua, ok? No, dai, siamo in ritardo. No, ragazzi, siete capaci di essere quello che siete. Donne, donne, donne. Viva le donne! Buon divertimento. A dopo. Viva la libertà. Comunque ci penseranno. Dici? Noi, non credo proprio. Che... Il pensiero loro era l'alcol. Comunque dovremmo riflettere su un argomento molto importante questa sera. Cioè? Il rispetto delle regole. Sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Di testa e uno di culo, perché la vita ci vuole testa ma anche il culo. Era questo il mio culo.
fare la sua entrata. Prego. Vai. Trema pure vai. Quanto vuoi, eh. Anna. Ed ecco la tua voi. Entrata vogliamo vedere. Trema di più, di più. Cioè, tipo, guardo e dico, ma pure letto di me. Però manca una cosa. Cosa? Nanda! Nanda! No! Noi qua così tutte... No! Raga, lei ha fatto letteralmente così. Le tolgo e noi così. No! No, Nanda, Nanda, per favore, vai di là. Ringrazio, no! Ringrazia! Metti addosso. Ringrazia che non me le tolgo. Se parli un'altra volta ti giuro che ti faccio vedere le tette. No, io tetti ce lo grazie a Dio, okay. Non è importa per me. Allora importa smettila. Che tu sei, devi okay. Essere... Devo, Nanda. Devo togliermi no, anche no, il resto. Non sto chiedendo questa. Per favore, hai finito di gridare? Così in piero non va. Io sto non così. Facciamo così, dato che tu vuoi parlare con una persona vestita, io voglio parlare con una persona svestita, quindi parlo con te solo se ti spogli. Ma io sono già vestita, non ho motivo di vestire davanti a te. Io non ho motivo di svestire davanti a te. Permesso? No, mettiti per favore gli altri. Nanda, io non ho che fare. L'avete voluto voi. Nanda, non ho che fare. Vedi che non mi ha fatto parlare. Ragazzi, si mangia. Certo. Amo, ti do una vestaglina, stai a mettere. No, 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 per favore, devi mettere il suo, vestito. Vai. Lei deve mettere il suo vestito. No, dai, però no. Dai, ragazze, scendete, dai. No, no, non puoi andare e a mangiare non fare così. Perché voglio uscire. No, no, non puoi uscire voglio così. Mangiare, voglio mangiare. Sì, mangi, ma devi andare vestito. Io gli ho detto di prendere la come se fosse. Lasciami stare. No, no. Lasciami stare. Non stare. Ma non puoi. Amo, ora, Gine, portali una maglietta. No, a Vittorio non deve entrare così. Assolutamente. No, no, ragazze, ragazze. Allora, questo non è il mare. Mettiti qualcosa addosso subito. Ragazzi, guardami. Scusami, dai, veramente. Subito, mettiti qualcosa addosso subito, per favore.